Ciao a tutti e rieccoci alla seconda parte del 30° episodio. Come sapete, voglio andare nel Nether a esplorare un po' e cercare la fortezza. Quindi devo essere ben attrezzato. Questo elmo, voglio andare a incantarlo. Questo qua lo lascio, il mio. Ok. E voglio mettere quello di diamante. Poi voglio incorporare i due archi, quello che ho trovato dal mob e quello che avevamo già incantato in precedenza. Quindi vediamo un po', dovrei starci dentro quei livelli, no, 18 no, era così, 15, perfetto. Abbiamo il nostro arco potentissimo e andiamo a incantare anche, ah, visto che ci sono, prendo il carbone perché voglio fare tantissime torce per segnarmi il percorso. E mi riallaccio al video precedente, spero che vi siano piaciute le cose che vi ho fatto vedere. E ora incantiamo il nostro elmo, speriamo che esce qualcosa di buono. Affinità all'acqua 1, indistruttibilità 3. Potrebbe essere una mezza cagata, però attenzione. Teniamolo, teniamolo, teniamolo buono, dai. Sapete che non sono molto fortunato con gli incantesimi, però a noi non ci interessa. E stavo dicendo, mi riallaccio all'episodio precedente, mi avete chiesto in tantissimi di download della mappa e presto ve lo rilascerò. Mi fa piacere che siate interessati appunto a visitare il mio mondo e le cose che costruisco, quindi sicuramente presto vi rilascerò il download. Ok, abbiamo tutto, possiamo partire. Sarà un episodio molto 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 bello, spero, e lo continueremo sicuramente la prossima volta. Allora, visto che l'altra volta ero andato da quella parte, ma solo per un breve tratto, stavolta vorrei andare da quest'altra. Vediamo se i ghast inizieranno a rompermi le palle a livelli estremi. Vai, scendo di qua. Sì. Ricordiamo che affinità all'acqua qua, utilissimo, veramente utilissimo. Non lo so, dovrò veramente macinare una marea di livelli e trovare incantesimi giusti che fanno il caso nostro, perché per adesso non siamo stati molto fortunati. Ok, mi prendo questo quarzo. Non sarà una puntata solo di estrazioni minerali, sappiatelo. Vorrei appunto andare in giro, vedere se troviamo la fortezza. Cioè, in realtà voglio trovarla, quindi ci vorrà il suo tempo. E nel frattempo prendo anche un po' di risorse. Eccoti lato, visto. Scusate le laggate, ma sta generando anche il mondo, quindi è più che normale. Ok. Perlomeno questo arco sembra essere abbastanza figo, ma magari se mi inizio a segnare un po'. Ora sì che ti posso sparare. Ora sì che ti posso sparare. Ah, perfetto, il portale è di là, quindi ho fatto tutto il giro. Sei troppo distante! No! Ah, l'ho ucciso, perfetto. E che palle! Basta! Basta! Allora, intanto mangiamo. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Comunque, dicevo, vabbè, di là c'è il portale, quindi stiamo facendo tutto un giro abbastanza interessante. E andiamo da quella parte. E nel mentre che gioco ed esploro,
Vi ricordo che per essere aggiunti nel tunnel degli iscritti, specialmente ricordarlo a chi non lo sa ancora e chi è nuovo, tanto vi ricordo di andare a vedere i video precedenti se vi interessa, così rimanete aggiornati anche sulle costruzioni che faccio e per l'appunto capirete meglio quali sono i miei progetti, il mio stile di gioco e tutta una serie di cose che mi caratterizzano. E se voleste essere aggiunti, io ho creato questo tunnel degli iscritti dove ci sono le varie bacheche con i vostri nomi e gli oggetti che vi piacerebbe essere affiancati al vostro nome. Sto usando il piccone sbagliato. E ultimamente mi avete chiesto in tanti di essere aggiunti, la cosa mi fa un mondissimo di piacere, ma veramente un mondissimo. Nel frattempo col tempo come siamo messi, direi non malissimo, sì. Non mi piace che lagga in questo modo. Probabilmente nel prossimo episodio farò caricare un po' tutti i chunks tutto attorno perché sennò dà fastidio. C'è tantissimo quarzo, ma veramente tanto, e che mi piace perché fa fare i livelli proprio a bomba, fa fare. Andiamo da questa parte. Allora, ero segnato sì, ok. Andiamo un po' di oltrepassa. Oh! Ah? Ok. Non voglio poi ci sia tipo la lava brutta sotto, no? Vabbè, io mi butto perché sapete che chi mi conosce sapete che non sono molto prudente in questo gioco. Ho rischiato moltissime volte di morire malamente. Ma d'altronde, così. Ok, quindi proviamo da questo lato. Io vedo interi laghi di lava. Abbiamo detto che veniamo di qua. Ok, continuiamo per questa direzione. Vediamo un po' che bello. Vediamo un po' se si intravede qualcosa. E là come cavolo ci arrivo? Perché sono tentato di andare di là. Magari prenderò un'inculata pazzesca. Però se mi butto da qua, probabile che muoio. Se invece vado giù piano piano da qua, sì, in teoria. Ok, facciamo un po' di luce a random. Non recupero subito. Non è bello questo punto. Non recupero subito le cose perché sono più curioso di andare a esplorare che di andare a recuperare. Vediamo di non morire magari innanzitutto. Perché Gesù non puoi laggare adesso. E non, tu non puoi arrivare adesso. Cioè non. Ci sono cose. Porca miseria. Maledetti ghast. Avete rotto il ghast. Sono messo malissimo. No, cosa sto facendo? E te lo meni, ma io devo stare molto attento. Molto attento. Ho rischiato di più. Di più ho rischiato. Basta, basta, tregua. Fatemi passare, ok? Devo andare dall'altra parte, lo so già che sarà brutta cosa andare dall'altra parte perché non so neanche io quello che sto facendo adesso. Non lo so neanche io, però perché lo sto facendo? Perché voglio andare a vedere cosa c'è di là. Probabilmente scoprirò che c'è una via più alternativa. Ma io non so perché mi piace complicarmi le cose involontariamente. Ok, dai che il ponte è fatto.
Direi che siamo a posto. Ok. È stato un po' complicato qua gestire la cosa. Intanto facciamoci un po' di torci. Se arriva un gas adesso mi fa completamente saltare e morirò brutalmente. Ok, andiamo da quel lato. Eccoti là. T'ho visto! Devo anche ricordarmi da dove vengo, eh. Allora, andiamo qui sopra. Andiamo qui sopra, un po'. Ecco che inizia a sparare. Sì. Devo stare anche attento a non beccare i pigmen, perché sennò ci sono grosse possibilità che io muoia. Vado a vedere se ha droppato una lacrima. Vediamo, dov'è che è caduto? Cosa ha droppato? No, la polvere da sparo. Vabbè. Vediamo un po'. Ok, recupero questo quarzo. E non dico che siamo quasi a fine puntata, ma probabilmente tra un po' lo dirò. E questa lag non è bellissima. Cosa c'è? Cosa c'è di là? Nel mentre io probabilmente mi sarò già perso, quindi facciamo finta che so orientarmi, anche se non è vero. Nonostante io abbia messo le torce, ma siccome ci sono tante luci, non è che si capisca molto bene. Io proprio senso dell'orientamento zero. Ok, da qua ne vengo. E fin qua ci siamo. Se io andassi, se io andassi di là, qua, no, è brutto. Sì, vado di là. Devo anche recuperare questa roba, perché ce n'è tantissima, veramente tanta. Devo anche stare attento. Ok, mi butto di qua. Seguiamo un attimo la stradina. Sento i ghast. Sento i ghast. Sto usando quello fortuna? Sì, ok. Tanto non ricordarmi. Perfetto. Voglio continuare, non so da che lato però. Vediamo se mi ricordo innanzitutto da dove ne vengo. No, già non mi ricordo più. No, dai, non posso essere così negativo e non trovare la strada del ritorno. Vediamo. Oh, lacrimina di ghast, attenzione. Una bella lacrima di ghast. Molto, molto bene. La prima di questa serie. Ok, io nel mentre mi son già perso, ma sarà che come sto anche parlando, mi sto anche un po'. Mi sto un po' perdendo le cose, però probabilmente troverò poi la strada, sicuramente. Tanto vabbè, c'ho anche le coordinate segnate. Ma di là non c'è molto, eh. Di là vedo solo laghi di lava. Quindi dobbiamo cercare in altre direzioni. Comunque, sappiate che per questo episodio siamo al termine. Se vi è piaciuto, mettete mi piace. In descrizione troverete i link riguardanti il mio profilo e quindi tutto ciò che riguarda il canale. La prossima volta continueremo da qua, sperando di non perderci. E
E ciao a tutti, alla prossima!